Ravea 2014, oggi parliamo di governance ambientale per i comuni, siamo con l'ingegner Delia Di Monaco, coordinatore tecnico di Ancitel Energia e Ambiente SPA. Ecco, che cos'è il progetto Smartness in Waste Management? Quali sono gli obiettivi generali? È un progetto che si inserisce nell'ambito più ampio di quelle che sono le Smart City, di cui oggi si parla tanto. Non si era ancora parlato di Smart Waste. E Ancitel Energia e Ambiente, che è una società che opera per i comuni, ha pensato che era opportuno invece inserire nell'ambito delle Smart City anche un progetto che riguardasse i rifiuti, perché oggi sono un problema caldo sia per le amministrazioni ma anche per i cittadini. Quindi questo strumento vuole essere un decision support system, uno sportello informatico che permette a cittadini e amministratori di poter fare delle decisioni e di verificare i risultati delle proprie azioni, come amministratori di strategie sul territorio e per i cittadini che sono corresponsabili della gestione dei rifiuti perché materialmente contribuiscono con le loro azioni. Quindi. Ecco, Ancitel Energia e Ambiente, vogliamo parlare un po' di questa... Questa società, sì. È una società che... SPA, giusto? Sì, è un SPA da poco, che è una società giovane, ha un gruppo di persone molto giovani, molto dinamiche, che si impegnano per fare attività per i comuni, a sostegno delle amministrazioni, attività di formazione e informazione, che in questo momento dà un vero sostegno alle amministrazioni che... in questa situazione un po' di crisi hanno bisogno di essere supportate non solo nella gestione delle attività quotidiane ma anche in quelle che sono tutte le implementazioni di carattere normativo, direttive del settore rifiuti ed energie. Quindi cerchiamo di porci come uno strumento operativo per i comuni e dare al loro supporto vero, reale, concreto. Grazie, grazie e buon lavoro.